Allora, chiaramente queste sono occasioni importanti, come hanno detto nell'ambito dei saluti istituzionali tutti quelli che mi hanno preceduto, ma non è un'occasione soltanto per raccontarci noi stessi e per dirci quanto siamo bravi, ma semplicemente per avere una visione complessiva delle attività che svolgiamo con un occhio critico che ci consenta di migliorare continuamente il livello di prestazioni che riusciamo ad avere e soprattutto a leggere quelle che sono le sfide che dovremo affrontare negli anni a venire, partendo dal presupposto che forse alcune delle sfide che abbiamo dovuto affrontare fino adesso non sono ancora state vinte, come quello del cambiamento fondamentale nell'attività di controllo che c'è stato dalla semplice verifica di conformità o non conformità a quello che invece è un ruolo completamente differente che è chiesto alle agenzie e al sistema nell'ambito delle autorizzazioni integrate. Io lascio la parola quindi a Giuseppe Sgorbati che ci farà la sua presentazione sulla questione degli aspetti organizzativi e programmatori. Grazie, beh, insomma, horror vacui, l'inizio di una manifestazione di questo livello dal punto di vista tecnico è sempre impegnativa, specie dopo aver sentito le evocazioni, quasi le provocazioni, comunque quello spirito di prospettiva che c'è stato dai relatori precedenti illustrato. Ero molto in dubbio da che parte prendere la vicenda, naturalmente, perché naturalmente vi è la necessità di rispettare il lavoro tecnico fatto dai colleghi, per cui non ho voluto entrare in una lettura, in un'interpretazione che ci verrà data molto più efficacemente dagli stessi autori. Però ho voluto ragionare un po' sul termine controllo all'interno delle nostre strutture e sulla sequenza controllo, organizzazione e programmazione. Ma in termini abbastanza alti, non vi parlerò di SSPC, non vi parlerò di altre cose molto, molto tecniche, molto pratiche, che pure hanno costituito un enorme salto di qualità, secondo me, nel nostro sistema, un prodotto che, logiche che tutti abbiamo deciso di condividere, e guarda caso, ben derivanti da leggi che molto lungimirantemente inserivano certi elementi di prospettiva nella logica del controllo. Ma voglio, a premessa di quanto vi dirò, ricordare il collegamento che vi è fra programmazione e obiettivi. La programmazione dipende dagli obiettivi che ci vogliamo fissare e l'organizzazione è uno strumento per conseguire, per realizzare un programma che tende verso determinati obiettivi. Dobbiamo avere sempre chiara questa sequenza logica perché da troppo tempo siamo stati abituati ad una logica nella quale si faceva quello che si poteva, ma questo sì, ma magari conformemente ad un'organizzazione che non cambiava mai. Quante delle nostre attività sono state realizzate perché avevamo quello strumento, non avevamo il coraggio di studiare uno strumento migliore per realizzare gli obiettivi di protezione ambientale? La 132 offre, non offre, impone un enorme cambiamento da questo punto di vista. Gli obiettivi sono indicati dal sistema del LETTA e la programmazione, l'organizzazione è sequenza, è funzionale al conseguimento del sistema del LETTA. Risorse permettendo, per cui qui accendo per l'ennesima volta questa luce su questo tema del dare aria ad una diversa lettura delle nostre modalità di fare il nostro lavoro, gli obiettivi e di conseguenza le risorse, la programmazione, eccetera. Voglio darvi delle riflessioni che ho fatto in questi mesi, dopo la costituzione dell'SNPA proprio, nella prospettiva di capire come andare dalla legge alla programmazione, all'organizzazione, eccetera. E naturalmente uno dei due problemi, uno, il primo problema che mi sono posto è: ma organizzare i controlli va bene, vedremo alcuni esempi di possibili modalità per organizzare i controlli, ma dobbiamo parlare contemporaneamente anche di organizzazione dell'SNPA e nel Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, come la necessità di organizzare i controlli con determinate caratteristiche, ad esempio di omogeneità sul territorio nazionale, riflette nella necessità di riorganizzare le nostre strutture per essere funzionali a questo obiettivo di omogeneità. Questo naturalmente è un ragionamento che dobbiamo porre a base delle riflessioni che faremo.
dobbiamo essere consapevoli che siamo in mezzo al guado di un percorso molto lungo che va dalla logica di command and control alla invece implementazione organica di azioni per il miglioramento dello stato dell'ambiente. Oggi come oggi dobbiamo passare da una logica di output. Noi eravamo soddisfatti quando alla fine dell'anno, contando i controlli che avevamo fatto, vedevamo se l'obiettivo era più o meno raggiunto, no? Ti dico all'inizio dell'anno che devo fare 200 controlli, vediamo se li hai fatti. Naturalmente con grande attenzione alla stessa qualità dei controlli, ma poi l'idea di andare a vedere se e come questo aveva generato effettivamente un beneficio dell'ambiente, come dire, era un'idea un po' allottona rispetto a noi. Era per definizione il controllo ambientale era, e la protezione ambientale era il controllo. Oggi come oggi invece dobbiamo ragionare secondo un'altra logica, la logica dell'outcome, di quello che deriva dai controlli. E vorremmo che ne derivasse il rispetto generalizzato delle obbligazioni ambientali delle imprese in una prospettiva di miglioramento dello stato dell'ambiente. E poi dobbiamo intervenire laddove il beneficio legato all'azione di controllo è maggiore. Già capiamo che il termine controllo va stretto, specialmente per il primo obiettivo. Il miglioramento dello stato dell'ambiente non si consegue solamente con il controllo. Andiamo avanti e incominciamo a porci dei problemi. Allora, che cosa devono essere i buoni controlli? Adesso mi piacerebbe chiedere a qualcuno di voi qual è la base fondamentale per avere dei buoni controlli. Mi viene voglia di intervistarvi, ma vi do una risposta che mi sembra logico dare anche in onore della presenza di Giuseppe Lopresti. Buone leggi. Senza buone leggi non si fanno buoni controlli. Abbiamo parlato proprio di come la situazione relativamente ai controlli nel campo AIA e nel campo RIR sia buona, e questo deriva dal fatto che le leggi sono state scritte in maniera tale da permettere un chiaro asse dell'attività di controllo. Fino a quando non abbiamo avuto questo corpo normativo che in qualche modo ha orientato anche altre aree di controllo, ci siamo trovati e ci troviamo tuttora negli altri corpi normativi in grande difficoltà. Vi chiedo ad esempio di ragionare, come si sta ragionando nell'SNPA in questo momento, relativamente a cosa devono essere i controlli per le autorizzazioni uniche ambientali, piuttosto che non le autorizzazioni settoriali. Per cui buone leggi, di questa cosa non ci stancheremo mai di discutere con il legislatore. Abbiamo degli strumenti, non dimentichiamocelo, perché la legge 132 ci dà un'enorme forza da questo punto di vista. Però il contenuto dell'articolo 13,2 e 3 della legge 132 non deve essere neanche letto dal legislatore come una cambiale in bianco nei nostri confronti. Abbiamo già dei sintomi di vibrazioni, no? Ma adesso questi cosa vogliono fare? Ci dicono quello che va bene, quello che non va, magari una manutenzione in corso d'opera anche per quanto riguarda questo tema va messa in qualche modo in cantiere. Ma per poter essere veramente attivi, collaborativi e poter giocare un ruolo forte da questo punto di vista, dobbiamo anche capire fino in fondo il nostro ruolo, comprendere dove è giusto, logico, porre il confine tra necessità tecnica, opportunità ambientale e vision politica. Sulla base di questo tipo di dialogo, non dico neanche di negoziazione, si arriverà a poter applicare nella maniera più corretta i contenuti della 132, proprio una delle parti, dei passaggi che io reputo fondamentali della 132. Ma come facciamo? È possibile definire degli strumenti per analizzare le leggi e magari anche discutere a livello del legislatore di questi strumenti e trovare un punto di caduta di quale può essere il nostro ruolo? Ma esistono degli esempi di buone pratiche in questo campo che dobbiamo conoscere, dobbiamo approfondire. Qualcuno di voi conosce la Table of 11 della Versatile Tool, che è uno strumento adottato dal 2004 dal Ministero di Grazia e Giustizia olandese. È una griglia di 11 fattori suddivisi in tre dimensioni che devono essere utilizzati come
griglie di screening per valutare l'implementazione dell'attività di controllo e la probabilità di buona implementazione dell'attività di controllo nelle nuove leggi. La stessa griglia può essere poi usata anche per mille altri scopi, compreso l'efficacia della legge dopo che è stata promulgata, dopo che è stata applicata. Vi parlo solamente delle tre dimensioni principali perché sarebbe molto interessante ma molto utile anche discutere del dettaglio di queste 11 dimensioni, di cui riprendo la proposta che condividiamo tutti di Luca e di tutti noi comunque di studiare queste cose, metterci attorno a tavolo e valutare questi aspetti, fare delle proposte creative mica tanto perché siamo di fronte a qualcosa che magari già esiste, ma qualcosa che faccia evolvere il nostro ruolo anche in una prospettiva di dialogo col legislatore, dialogo fondato su qualcosa, perché fin quando parliamo di idee ognuno torna a casa con la propria opinione. Negoziamo su strumenti, su cose pratiche. Questo è un eccellente esempio di come si può lavorare e discutere col legislatore in termini pratici. Le tre dimensioni della buona legislazione ambientale, da valutare per una buona legislazione ambientale, secondo il Table of 11, è la dimensione del rispetto spontaneo della legge da parte di chi è sottoposto agli obblighi di legge, l'aspetto di come gioca il ruolo dell'enforcement, del controllo nell'applicazione della legge e poi, ultimo ma non ultimo, il ruolo della deterrenza della sanzione, di come la sanzione gioca ai fini della probabilità dell'applicazione della legge. Ci piacciono, non ci piacciono, non mi interessa, è un esempio da studiare, da portare tra di noi e col legislatore per vedere quali sono le regole di ingaggio che ci permettono un'applicazione ragionevole dell'articolo 13, comma 2 e comma 3 della 132. I controlli, l'abbiamo detto, sono parte di un processo che deve avere un outcome che è il miglioramento dello stato dell'ambiente. Se vediamo i controlli per conto loro, torniamo alla logica del devo farne 200 quest'anno e quando li ho fatti mi fermo, sono contento, posso andare in vacanza. Non è così. Ma allora come dobbiamo vedere collegati i controlli all'azione di miglioramento dello stato dell'ambiente? È in corso in questo momento un'iniziativa da parte dell'Unione Europea sulla cosiddetta Compliance Assurance, che mappa quelle che vengono definite le tre dimensioni fondamentali per il miglioramento dello stato dell'ambiente, la prima della quale è la promozione della compliance, la promozione della sostenibilità, la promozione verso le aziende delle buone pratiche. È il dato di inizio. Adesso abbiamo discusso in questo primo trimestre della esistenza in vita dell'SNPA moltissimo di controlli, ma non abbiamo ancora discusso del nostro rapporto con le imprese in termini di sostenibilità. Abbiamo sentito citate prima l'esperienza importantissima dell'AIA, in cui il controllo in realtà è un momento di dialogo, ma il momento di dialogo deve essere preventivo rispetto alla fase di controllo. E questa è una dimensione che dobbiamo considerare. Senza questa dimensione non possiamo parlare di controllo e non possiamo parlare neanche di enforcement. Di conseguenza anche il tema del proporzionamento delle nostre risorse fra chi si occupa di sostenibilità e chi si occupa di controllo è un tema sul tavolo da discutere. Perché la necessità che abbiamo avuto di rispettare determinati aspetti, anche le richieste dei cittadini dal punto di vista del controllo dell'enforcement, rischia, se non presa in adeguata considerazione in questa prima fase di sviluppo dell'SNPA, di marginalizzare ancora una volta il ruolo importantissimo nei termini di promozione presso le imprese della sostenibilità ambientale. Tra l'altro, vi è un altro problema che subito si evoca quando parliamo di promozione della sostenibilità e del ruolo del controllo. Dobbiamo essere consapevoli di come è fatta la platea dei nostri controllati, perché se continuiamo a trattare tutti allo stesso modo non andiamo da nessuna parte. Useremo il cannone con le zanzare e useremo la mazza mosche con gli elefanti, presumibilmente, per cui dobbiamo essere in grado di graduare il nostro approccio di controllo.
Ci viene un, in soccorso un interessante spread, distribuzione delle figure, dei controllati, così come viene categorizzata e utilizzata proprio dalla Commissione europea. Questa sarà la base della future direttive sull'enforcement ambientale, in cui i controllati vengono suddivisi in questa manciata di categorie. Ve le leggo: il campione, quello che comunque rispetta le leggi, quello che è confuso, non capisce, c'è problema anche di interpretazione legislativa, quello che se ne frega, quello che fa le cose un po' come vengono, quello che non ha le risorse per poter raggiungere l'obiettivo di buona protezione ambientale, l'opportunista, finché non mi beccano, lo sprezzante e infine il criminale. Usare lo stesso strumento per queste diverse categorie non funziona. Dobbiamo cercare di comprendere proprio qual è la cromatografia che dobbiamo porre tra la promozione e l'intervento di polizia criminale, andando ben però a collocare la nostra figura. Ancora una volta, siamo in un momento di rigenerazione anche della logica di controlli, in modo corretto, in modo pesato, rispetto a quella che è la nostra vocazione principale, che ancora una volta, secondo me, è quella della promozione e garanzia, piuttosto che non quella dell'intervento criminale che è destinato a essere operato da altri corpi dello Stato. Controlli e contesto. Abbiamo fatto molti sforzi in questo periodo per legare la quantità e la tipologia di controlli al tema del contesto. Questa è una storia di successo del sistema agenziale che non vi ricordo ulteriormente. Siamo passati dalla logica che è stata a noi trasferita proprio dalla direttiva 75/2010 IED, e abbiamo tramutato quella logica di rispetto alla qualità dell'ambiente e alla vulnerabilità dell'ambiente in una logica che stiamo oggi come oggi applicando nella definizione degli indici di domanda territoriale, che saranno la base per la definizione degli assetti quantitativi dell'EPTA. Abbiamo scritto e stiamo facendo molto lavoro su questo, per cui non tornerò su questo aspetto, che comunque va esploso e va sviluppato proprio per tutte quelle categorie di attività di controllo ulteriori rispetto alle aree dove questa logica è già applicata, AIA e in un certo modo anche RIT. Nuovi mezzi, nuove tecnologie, nuove condizioni operative, il mondo cambia rapidamente, si propongono delle sfide diverse dal punto di vista della protezione ambientale, ma contemporaneamente si pone un problema di risorse, si pone un problema di poter usare nuovi strumenti per poter fare la nostra attività di controllo. Dobbiamo pensare oggi quello che dobbiamo essere domani. È stato molto parlato di formazione, di istruzione, di educazione dei nostri operatori. Io dico addirittura di profilo dei nostri operatori, ma siamo sicuri che i profili storici degli organici delle nostre strutture sono adeguati, sono del tipo giusto per affrontare le sfide ambientali domani? Ma noi di informatici capaci di leggere le reti, di tirar giù dati e fare un certo tipo di intelligence, ne abbiamo? Abbiamo architetti urbanisti capaci di leggere la logica dello sviluppo territoriale? Ne abbiamo? L'elenco sarebbe molto lungo, ma dobbiamo pensare a quello che dovremo fare e quello che sarà la società domani, per investire oggi in cose che magari apparentemente ci sembrano inutili, ma considerato anche i tempi della pubblica amministrazione, dobbiamo pensare a tutti i costi nella maniera più intensa già oggi. Abbiamo delle prove, abbiamo dei tentativi, c'è qualcosa nel mondo che ci dice, ci ispira, ci dà dei percorsi su cui poter anche noi in qualche modo praticare la nostra capacità? Quali sono i segnali di futuro? Qualcuno di voi ha sentito parlare della Next Generation Compliance della Environment Protection Agency americana, prima dell'attuale presidenza? E è una bella sfida. Ve la schematizzo come la EPA la schematizza: è fatta da 5 punti che si sovrappongono tra di loro. Il design del controllo e dell'autorizzazione, il monitoraggio avanzato, basato anche su nuove risorse tecnologiche,
il reporting elettronico, che non è solamente mettere sul tablet i dati dei controlli, è un qualcosa che integra l'attività di controllo in senso globale e permette anche un'analisi avanzata a livello nazionale, a livello federale per quanto riguarda loro degli esiti del controllo, anche per mirare le priorità. La trasparenza, altro elemento che nella cultura statunitense è estremamente sottolineato, estremamente sviluppato, e poi naturalmente le forme moderne di enforcement per il controllo, dalla geospatial intelligence ad altre vicende a cui ci stiamo avvicinando. Se però leggete in dettaglio i contenuti di queste cinque voci che connaturano la Next Generation Compliance, che cosa vedete? Avete un forte ingresso e sviluppo della tecnologia, siamo in America, insomma, per cui ci penserebbe anche strano che non fosse effettivamente così, però abbiamo un'imponente partecipazione del pubblico alle azioni di controllo intese in senso lato, ma anche intese in senso stretto. E questo cosa rileva per noi? Cosa rileva per la nostra esperienza? Ma è un fatto molto semplice, anche noi siamo di fronte, e anche questa cosa secondo me non è presa sufficientemente in considerazione in questa fase dello sviluppo del sistema agenziale, a dell'enorme scommessa della partecipazione del pubblico all'attività di controllo, al contributo di quella che viene chiamata cittadinanza attiva, perché vi voglio ricordare che all'articolo 2 articolo 14,2 della legge 132 si dice che con il regolamento degli ispettori sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti cittadini, singoli e associati. Qui, come facciamo fronte a questo tipo di scommessa se non ci pensiamo da subito? Noi abbiamo già qualche segnale sul nostro territorio di un interessamento delle organizzazioni delle associazioni a diventare punto di riferimento dei cittadini per presentare in maniera strutturata lamentele piuttosto che non esposti, piuttosto che non denunce in campo ambientale. C'è naturalmente chi di noi è terrorizzato perché siccome una comunicazione di probabile illecito è di fatto un'attivazione di procedimento, qui siamo di fronte al tema della inadempienza rispetto a procedimenti che vengono attivati anche con una semplice telefonata. Questo è quello che ci dicono i nostri esperti di comunicazione e di protocollo. Questa è una sfida che va affrontata subito. Perché se è vero che il rapporto con la cittadinanza attiva, gestito bene, è la modalità anche per superare quel distacco e quella separazione, quella mancanza di credibilità. Ragazzi, facciamo le cose assieme, più trasparenti di così non si può. Se è vero che di conseguenza dobbiamo perseguire questo obiettivo, perché è fondamentale per recuperare il rapporto con la cittadinanza, è anche vero che questa scommessa può essere esiziale anche esattamente nella direzione opposta. Per cui questa, a mio avviso, è un'altra priorità assoluta dello sviluppo dell'SNPA da questo momento in avanti. Infine, controlli e organizzazione. Qui c'è un trade-off da affrontare. Siamo in bilico fra identità di sistemi e identità territoriale. Quando il darsi delle regole comuni mette in qualche modo in discussione la nostra realtà delle nostre agenzie così come le abbiamo conosciute fino adesso. E questa è una sfida interna nostra che comunque va affrontata, va gestita serenamente, perché il tema di sentirsi o marginalizzati o esclusi o addirittura intervenuti ope legis sulla propria organizzazione da parte di molte agenzie non è un problema secondario, questo tema. Abbiamo degli strumenti con i quali abbiamo in qualche modo cercato di gestire questo problema. Il tema è, ma le esigenze di omogeneità di azione nel sistema genera l'esigenza di omologazione organizzativa? Questo è un tema che va affrontato. Qui ritorno proprio al titolo dell'intervento che mi è stato assegnato. E come l'organizzazione media fra performance, realtà territoriali e peculiarità delle agenzie?
Il cittadino si aspetta un outcome da noi, si aspetta il risultato del miglioramento dello stato dell'ambiente. Non si aspetta che tutti abbiamo la stessa giacchetta con lo stesso colore e magari lo stesso distintivo al bavero. Si aspettano dei risultati. I risultati si ottengono con il rispetto delle realtà territoriali, con la conoscenza della realtà territoriale. Dobbiamo darci degli strumenti omogenei, ma dobbiamo essere capaci di interpretarli nella maniera corretta localmente. Dobbiamo essere aperti a conoscerci, a farci conoscere e a scambiare le esperienze che abbiamo svolto faticosamente in questi anni tra di noi. Abbiamo degli strumenti che abbiamo già sviluppato, peraltro, alcuni strumenti che parlano di omogeneità delle azioni di sistema. Ad esempio, questo è uno degli strumenti relativamente recenti ma più importanti, le linee guida approvate dal sistema agenziale, dal Consiglio federale, sui criteri minimi per ispezioni ambientali. La nostra biblioteca di prodotti di sistema è già ricchissima. Dobbiamo inventare forse qualcosa, dobbiamo rivedere qualcos'altro, ma andiamoci a leggere e a vedere quello che già abbiamo prima di costruire cose che magari duplicano e magari complicano quello che già c'è e su cui c'è già un'esperienza. Abbiamo altri strumenti fondamentali, ad esempio quello che è stato approvato con il documento costruzione di checklist per i controlli AUE e AIA regionali per tipologie produttive sito specifiche. Questo è un altro documento fondamentale che parla dell'omogeneità con la quale ci rapportiamo verso le imprese, ma abbiamo anche altri strumenti più moderni da un certo punto di vista, strumenti di sistema che io amo e promuovo moltissimo, gli strumenti della peer review, del incontrarci, vedere, confrontarci tra di noi, non sulle idee ma sui fatti, vedendo ognuno di noi come ottiene il risultato della protezione ambientale e dell'applicazione della legge, senza volere pensare ad omologare, senza volere pensare a modificare, ma pensando a far corrispondere le risorse alle esigenze di protezione ambientale dello specifico territorio. Come si fa quando si fa a trovare gli amici? Si lasciano dei piccoli doni, magari all'inizio, magari alla fine. Vi lascio dei riferimenti per delle letture e magari per riprendere assieme e dirci delle cose dopo aver affrontato il tema delle previste delle letture. Ad esempio, la pubblicazione dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e per lo Sviluppo, la OECD, che nel 2014 edita un documento importantissimo sull'enforcement e sulle ispezioni, sconosciuto in Italia, piuttosto che un esempio nazionale, altro bel testo da esaminare, che questo è un testo dell'Agenzia Ambientale Svedese che mappa le procedure utilizzate all'interno di quel paese. Ma solo per dirvi che non stiamo tutto sommato navigando in territori, in mari inesplorati, stiamo muovendoci dove altri colleghi nel contesto in cui operano hanno già delle forti esperienze, perché ancora una volta, se vogliamo vederci e parlare e discutere, come auspico prioritariamente, su questi temi, arriviamoci magari avendo fra di noi riflettuto sulla nostra realtà, ma aperto anche gli occhi rispetto a quello che avviene nel resto del mondo. Infine, tre parole d'ordine per lasciarvi, credo che possano essere condivise da tutti: controlli, sì, va bene, ma controlli sono un servizio per il nostro territorio alla luce della nostra identità. Grazie per l'attenzione. Ok, grazie. Frenare l'elogio di Giuseppe Scobar è sempre difficilissimo, anche perché dice sempre cose molto interessanti. Spero che mi riesca meglio con la Franco Sturzi, a cui lascio la parola.